Edizione numero 26 per la Sagra dei Maccheroni a Raccuja, che il 13 agosto scorso ha animato il piccolo borgo dei Nebrodi. Un evento che è ormai una vera e propria tradizione che non può mancare nel cartellone estivo allestito dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ivan Martella. Organizzato dall'Associazione Musicale e Culturale Raccujese Calogero Spanò, la Sagra è un'occasione per assaporare la delizia dei maccheroni, preparati secondo le ricette della tradizione locale, accompagnati da un buon bicchiere di vino e da tanta musica e dalla possibilità di curiosare tra gli stand dove gli artigiani locali espongono le loro piccole opere d'arte. La 26esima edizione della Sagra dei Maccheroni sta rispettando le aspettative, una delle più antiche sagre di Sicilia, organizzata dall'Associazione Musicale di Raccuja. Quest'anno, come lo scorso anno, in collaborazione con il Comune di Raccuja, il patrocinio importante dell'assessorato alle attività produttive che ha inserito questo evento nel circuito delle sagre tutelate dalla regione siciliana. Tanta gente nel nostro borgo, i maccheroni, una buona musica, gli stand con i nostri prodotti tipici, insomma un mix ideale per una piacevole serata. Proseguiamo sul filone enogastronomico. Con il 16 di agosto abbiamo la sesta edizione della Festa della Birra, poi il 22 e 23 agosto appuntamento da non perdere con Sapore di Sicilia, due giorni di street food, enogastronomia, prodotti tipici locali, tanta buona musica, e il 23 la comicità di Dado direttamente da Zelic. L'8 settembre la Festa della Nocciola, un altro appuntamento importante per la nostra comunità, e poi proseguiamo fino al 21 di settembre, il 15, la seconda edizione della Rievocazione Storica con il patrocinio del Ministero della Cultura negli angoli più belli del nostro borgo, e la festa patronale il 21 settembre, impreziosita quest'anno dalla presenza del grandissimo Fausto Leali che ci accompagnerà con la sua musica. Non ci resta che ringraziare l'assessorato alla produttività della Regione Sicilia, il Comune e tutta l'associazione e i loro membri. Questo grande risultato è il frutto di una collaborazione tra le varie parti e i nostri sponsor che ci hanno portato a questo grande risultato di questa sera. Come ben sapete, la Sagra è uno di quegli eventi che vuole portare avanti la tradizione e vuole rendere una serata di divertimento all'interno del nostro paese, e penso che questa sera ci siamo riusciti. Vi aspettiamo al prossimo anno, sperando di farvi divertire e di regalarvi una serata piena di gioia.